Buonasera a tutti amici dell'Italia dei servizi pubblici e locali. Come vi avevamo preannunciato nella puntata precedente, oggi si apre un nuovo ciclo per il nostro programma, il ciclo che vede protagoniste le aziende private che operano in provincia di Torino nel settore appunto dello smaltimento dei rifiuti. Stasera la nostra protagonista in particolare sarà Waste Italia, un'azienda che opera sul territorio nazionale, quindi che non ha sede soltanto a Torino, ma vedremo anche in altre zone del nostro territorio, e che si occupa nello specifico di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, un concetto un po' particolare che avremo modo di chiarire. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite, l'amministratore delegato di Waste Italia, Giuseppe Maria Chirico. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, grazie per essere con noi. Iniziamo subito. Grazie a voi. Spiegando che cosa si intende con rifiuto speciale non pericoloso. Il rifiuto speciale non pericoloso viene dai rifiuti prodotti dalle attività industriali, commerciali e artigianali. Quindi non parliamo dei rifiuti urbani, che sono quelli che produciamo noi nelle nostre case, ma tutto quello che è lo scarto di lavorazione, sfridi di lavorazione e prevalentemente anche imballaggi che vengono dal circuito industriale e commerciale in senso lato. Sono materiali non pericolosi, quindi quelli più vicini anche per tipologia ai rifiuti urbani, tant'è che in passato la vecchia normativa li considerava rifiuti assimilabili. E per esempio in Francia sono chiamati déchets commercial banal, proprio per intendere una tipologia di rifiuto il cui impatto ambientale è molto modesto. Il vostro lavoro è anche un po' quello di cercare di ridurre l'impatto ambientale proprio delle attività commerciali, imprenditoriali, artigianali? Direi proprio di sì. L'attività nostra, come anche di tanti altri operatori sul territorio, è quella di cercare, oltre a raccogliere questi rifiuti, di cercare anche di ridurre quanto più possibile l'impatto ambientale, trattando questi materiali presso degli impianti, recuperando e valorizzando tutti i materiali che possono essere in qualche modo riutilizzati o riavviati a un recupero e destinando solo una frazione minimale allo smaltimento finale. Bene, allora noi grazie al nostro servizio entriamo proprio nel vivo dell'argomento rifiuto speciale non pericoloso. Ci spiega il nostro servizio che cos'è. I rifiuti speciali non pericolosi sono una categoria di rifiuti che non rientra nel ciclo integrato dei rifiuti della provincia di Torino, perché questa tipologia di rifiuti non è prodotta dalle famiglie, ma dalle imprese e dai negozi. Sono rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, dai rifiuti di lavorazione industriali, artigianali, commerciali, attività di servizio, derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, i rifiuti derivati da attività sanitarie, i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete. I rifiuti speciali sono smaltiti da imprese private e vengono stoccati in impianti privati di smaltimento che necessitano di tecnologie differenti da quelle normalmente impiegate per il rifiuto solido urbano appartenente